La pillola di questa mattina riguarda una mia esperienza personale che ho capito nel tempo. Ho dovuto sbagliare prima di capire cosa fare esattamente. E riguarda il raccontare le cose che stai facendo. Perché? Io non lo faccio. Perché non lo faccio? Cioè, o meglio, non lo faccio più. Mi sono rotto le balle di farlo. Perché? Inizialmente mi gasavo all'idea di raccontare quello che faccio. Mi faceva piacere poterlo condividere con le persone perché trovavo che magari era un'idea bella, una buona idea e mi piaceva anche dare eventualmente dei consigli sulla base dell'idea a persone, amici, clienti, conoscenti. Perché ho deciso di non farlo più? Perché succedevano un paio di cose, due strade, tipicamente due strade. La prima è nel caso in cui magari l'idea non prendeva piede come doveva, quindi non andava bene, le persone mi venivano a prendere e mi dicevano: "Ah, te l'avevo detto. Ah, lo sapevo. Ah, lo immaginavo che non era una buona idea." E lì mi innervosivo perché sulla base di cosa puoi dire una roba del genere? Cioè, su quale esperienza? Cioè, lo posso dire io dopo che una cosa non funziona dopo averla provata. Il secondo caso, invece, era il caso in cui invece l'idea funziona. Se l'idea funziona, succede che le persone iniziano a interessarsi, vogliono sapere come hai fatto, vogliono avere informazioni preziose per riprodurre quello che hai fatto. Se ovviamente l'idea è riproducibile anche in altri ambiti, il concetto è quello. E ho capito nel tempo che questa esperienza, cioè appunto il sapere come portare avanti un determinato progetto, come farlo crescere, e l'applicazione stessa dell'idea, non le vado più a spifferare in giro, non le racconto più. È quasi, oltre del tempo buttato, è un peccato perché non do valore, non do il corretto valore al mio sforzo, alla mia energia dedicata a quel determinato progetto. Quindi adesso cosa faccio? Non racconto più niente e anzi, mi faccio pagare per avere queste informazioni. Cioè, invece di... il mio consiglio di oggi è sostanzialmente questo. Invece di raccontare quello che fai, l'idea che hai in testa, il progetto che hai in mente, non lo fare, non raccontarlo in giro e aspetta che siano gli altri a pagarti per sapere come hai fatto. È subdolo? No, assolutamente. È venale? Assolutamente. È il dare il giusto valore a quello che tu fai e dare il giusto valore, il giusto peso alla tua esperienza e alle tue conoscenze che applichi costantemente, giorno dopo giorno, nei tuoi progetti.